No, intanto mi fa piacere che ci siano tre squadre in tutte e tre le finali delle coppe europee. Avrei preferito che le date fossero un po' diverse, in modo da dare la possibilità alla nazionale di poter almeno preparare con qualche giorno in più le partite che sono importanti, ma questo non accade, forse bisogna che si mettano un po' d'accordo, perché così insomma è un po' difficile, però sicuramente mi fa piacere che ci siano tanti giocatori italiani. Ci sono anche le tournée oltre alle date? Questo è un po', insomma, io credo che la nazionale si appresta a giocare due partite importanti. Avremmo avuto bisogno sicuramente di un po' più di aiuto da parte di tutti, ma ripeto, in primis sono le date che sono completamente sballate. Io credo che siano tre finali aperte, insomma, quella di Champions, che tutti danno per scontata, mi sembra che non sarà così, almeno a mio parere, sarà una partita. Sicuramente il City sarà avvantaggiato, però è una partita molto aperta, proprio per il tipo di gioco che ha l'Inter e che probabilmente può mettere in difficoltà il City. Roma-Siviglia è una partita completamente aperta perché sono due squadre forti. E Fiorentina-West Ham ugualmente, secondo me sono, insomma, le squadre italiane possono ambire a tre vittorie, credo. Non con facilità chiaramente, perché le partite sono tutte difficili da giocare. Ma c'è stato un upgrade del nostro calcio in questi due anni oppure è una cosa, non dico casuale, ma quasi? No, beh, ma ci sono dei cicli, insomma, ci sono dei momenti in cui le squadre italiane vanno un po' meglio nelle coppe europee, altre un po' meno. Insomma, quest'anno non c'è neanche una spagnola, mi sembra, quindi solitamente arriva il Siviglia e il Siviglia. Però, insomma, in questo momento credo che sia una buona cosa per il calcio italiano, ecco. E soprattutto perché le tre squadre sono arrivate lì, in totale hanno almeno 12 o 13 giocatori italiani, quindi questo è importante. Alla luce di quello che diceva lei, anche sulle convocazioni ci saranno ripercussioni, cioè ci saranno nuovi rete che abbiamo visto di Piton, se ci saranno altri? Seguiamo un po' tutti, non credo per queste convocazioni ci potranno essere novità, perché veramente abbiamo pochissimo tempo, non abbiamo neanche il tempo di allenarci tanto, quindi magari da ora no, da settembre vediamo. Quindi Piton no? Beh, vediamo, adesso lo stiamo valutando, lo stiamo seguendo da un po', è un ragazzo interessante come tanti altri. Quando noi eravamo ragazzi nelle scuole lo sport era importante, poi si è un po' lasciato andare nel tempo e credo che vada rivalutato tutto questo, ma mi sembra insomma che questi progetti siano proprio in quella direzione, quindi questo, e poi dare la possibilità ai ragazzi di poter giocare di più, di poter divertirsi di più. Noi siamo cresciuti sulla strada, a scuola, allora quando ero ragazzino io c'erano i giochi della gioventù, quindi si andava a giocare a calcio in ogni regione, e oggi non ci sono più, si giocava a scuola, si giocava sulla strada, si andava a fare allenamento con la squadra della parrocchia. Insomma, questo oggi si è perso da un po' di tempo e quindi credo per questo che questi tipi di progetti, se saranno comunque mantenuti nel tempo, possano essere importanti. Allora, questo solitamente no, noi esageriamo quando accade in Italia, ma questo accade in tutta Europa, in tutto il mondo purtroppo. Purtroppo certe persone che vanno allo stadio magari vanno solo lì per far questo. Quindi è chiaro che vanno applicate le regole, ma che si applicano normalmente. Ecco, poi insomma bisognerebbe smetterla, perché uno dovrebbe andare allo stadio, divertirsi, guardare la partita, fare il tifo, gioire. Queste cose qua accadono puntualmente ogni anno. Esattamente. Cioè, queste cose qua 20 anni fa non accadevano. Io non mi ricordo quando giocavo, insomma, di situazioni del genere, lo sport. Lo sport deve tanto continuare a fare il suo lavoro, deve continuare a comportarsi, cioè i giocatori devono continuare a comportarsi bene in campo, le società fuori, sicuramente far applicare le regole, anche quando purtroppo le regole sono dure, e poi isolare probabilmente questi personaggi.